Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, abbiamo appena finito di salutare il Gran Premio di Misano, il primo Gran Premio di Misano in calendario in questa stagione e dobbiamo dire che questa gara è stata veramente spettacolare, divertentissima, sorprendente, veramente un gran bello spettacolo per i tifosi, i pochi tifosi che erano presenti sugli spalti. Ricordiamo la prima volta in stagione che i tifosi vanno sugli spalti a vedere una gara di MotoGP. Però questa gara ci ha anche insegnato un qualcosa. Ci ha insegnato che comunque molto spesso noi tifosi, addetti ai lavori, giornalisti della carta stampata, dei media, molto spesso sentenziano uno sportivo troppo facilmente, sia in maniera negativa sia in maniera positiva. E magari queste sentenze possono essere fuorvianti, perché appunto non sono state calibrate con il giusto tempo. Magari quante volte abbiamo sentito un giornalista, un tifoso, un addetto ai lavori dire di un pilota che magari ha commesso due errori in due gare consecutive, che questo pilota magari non merita di stare a quel livello, che un pilota non sa reggere la pressione. Oppure quante volte abbiamo sentito di un giornalista, sempre un addetto ai lavori, un tifoso, che si esalta dopo due gare consecutive fatte bene da un pilota, senza magari appunto dare anche lì il tempo di far sbocciare questo talento. E sicuramente di talento dobbiamo parlare, perché il talento di un pilota bisogna costruirlo, bisogna coltivarlo con fiducia e con pazienza, ma ci vuole tanto tanto tempo, ci vuole tanta tanta pazienza. E questa è l'analisi perfetta per Franco Morbidelli, un pilota che veramente ne ha passate di tante. Valentino Rossi nella conferenza stampa, appunto ai microfoni di Sky, post gara, appunto svelato a noi tifosi, a tutti quanti, anche degli aneddoti particolari sulla scelta di Franco Morbidelli. Ricordiamo, Franco Morbidelli è entrato giovanissimo nell'Academy appunto di Valentino Rossi. E appunto lui ha detto che questo pilota è stato tanto criticato all'inizio, era un pilota che non meritava, secondo tanti addetti ai lavori, la MotoGP, ed era un pilota che per lo stile, per le sue capacità, era appunto indirizzato verso la Superbike. Anche se il suo cuore, il suo sogno era ben altro, era quello appunto di guidare una moto di MotoGP e vincere una gara di MotoGP. Valentino Rossi appunto ha svelato questi aneddoti dicendo appunto che l'Academy ha lavorato tantissimo su Franco Morbidelli, facendolo appunto debuttare in Moto3 con una wild card il prima possibile, appunto scommettendo sul talento enorme di Franco Morbidelli. Ricordiamo, Franco Morbidelli ovviamente 2 giorni fa ha strappato la sua prima vittoria in MotoGP appunto nel Gran Premio di Misano. E quindi ci vuole talento, per costruire un pilota di talento ci vuole anche pazienza. E quindi molto spesso Morbidelli è stato comunque criticato nel corso della sua carriera, però alla fine è sbocciato, un talento che alla fine è sbocciato. E rovescio della medaglia abbiamo Fabio Quartararo, un pilota che a inizio anno era stato apostrofato da tutti quanti come un pilota fortissimo, un predestinato, un fenomeno. Sicuramente lo è considerando il suo talento e l'età. Però forse si è spinti un po' oltre con Quartararo, magari mettendolo stesso giornalisti, stesso gli addetti ai lavori, mettendolo appunto su di lui, sulle sue spalle, una pressione enorme che non è riuscito appunto a saper gestire. Quartararo ha commesso un errore nel Gran Premio di Misano, è caduto, un errore abbastanza banale perché è andato largo in una curva cercando appunto di rientrare, è scivolato sulla gomma posteriore e quindi l'ha persa completamente ed è caduto. Però veniva comunque da delle gare non esaltanti, perché comunque in Austria tutta la Yamaha non ha brillato, a differenza di Valentino Rossi, escluso Valentino Rossi. Però comunque questa era la gara del riscatto. Fabio Quartararo era il favorito numero uno, parlandoci appunto in maniera chiara e sincera. Questo forse gli è stato messo un po' troppa pressione addosso, dopo questo inizio fuorviante, con 2 vittorie consecutive nelle prime 2 gare. Ha commesso un errore, 1-0, che è stato appunto letale per quanto riguarda il suo campionato, perché adesso Dovizioso è il leader nel mondiale. Però Fabio Quartararo prende 1-0 nel giorno in cui vince Morbidelli, stracciando tutti, perché veramente ha dominato Franco Morbidelli. E quindi viene da farsi appunto una domanda: se quello che abbiamo visto in Quartararo fosse anche presente in Morbidelli, cioè lo stesso talento di Quartararo ce l'ha anche Morbidelli? Punto di domanda.
Perché comunque Morbidelli è stato molto sfortunato, andando appunto ad analizzare lui e il suo percorso in questa stagione. Franco Morbidelli poteva essere lì per giocarsi il mondiale con Quartararo, con Dovizioso, anche se Dovizioso in questo momento ha ben altri problemi. Poteva essere lì se non fosse stato per il clamoroso incidente in Austria, quel purtroppo famosissimo contatto Zarco-Morbidelli, che appunto gli è costato 1-0 in classifica, ma anche in Andalusia, nella seconda gara stagionale, stava facendo un garone Franco Morbidelli davanti a Valentino Rossi e la moto si spegne nel rettilineo. Stesso problema di Valentino Rossi, appunto, della settimana precedente. Quindi, senza questi due zeri, magari Morbidelli poteva essere lì a lottarsela per il mondiale come Fabio Quartararo. Però tutti i giornali, tutti i media, tutti hanno detto che Quartararo era il predestinato e Morbidelli invece era il collega, il compagno di reparto, ma che non aveva appunto il talento che aveva Quartararo. Questo discorso lo si può fare in maniera molto simile anche con Valentino Rossi. Valentino Rossi, se andiamo appunto a considerare le varie coppie, certo, Rossi e Morbidelli erano i due piloti messi più alla porta dalla Yamaha. Rossi messo completamente alla porta, Morbidelli magari preso poco in considerazione. E sono stati loro due a brillare di più come Yamaha. Mentre invece Quartararo e Vignales si sono spenti nella gara, perché Quartararo è caduto. Vignales è completamente andato in confusione e ha fatto una brutta gara, Maverick Vignales. Quindi Rossi ha trovato un grande assetto nel corso della stagione e già da un paio di gare che ha trovato appunto l'assetto giusto, l'assetto appunto differente da tutti gli altri piloti della Yamaha, e appunto lui sta fornendo delle prestazioni differenti rispetto al compagno Maverick Vignales. Però è stato Rossi il pilota messo alla porta dalla Yamaha. È stato Quartararo il pilota messo più in risalto dal mondo Yamaha, e non Morbidelli, e non Rossi, ma Vignales è il pilota di punta. Quindi sicuramente magari si è scelto male in casa Yamaha. Questo sicuramente è un giudizio, anche questo, troppo prematuro da dare. Però sicuramente magari è stato troppo prematura anche la scelta di promuovere immediatamente Vignales al pilota di punta e Quartararo a futuro pilota Yamaha. Magari ci voleva un po' più di tempo, perché anche Morbidelli poteva avere le stesse carte in regola di Fabio Quartararo. Vignales, abbiamo sentito ai suoi microfoni dopo la gara, sconsolato Maverick Vignales, lui appunto ha detto c'è da preoccuparsi perché la gara è stata un disastro, queste appunto sono le sue parole, la moto non va, ho cambiato lo stile di guida almeno 50 volte nel corso della gara, e questa era più o meno la stessa dichiarazione che aveva fatto anche post secondo appuntamento in Austria. Lui ha detto così non posso lottare per il mondiale. Poi gli è stato anche chiesto se magari questa sua difficoltà potessero anche prevenire da un problema mentale. Lui ha detto non scherziamo assolutamente. Sabato ho realizzato il giro record appunto su questa pista. Quindi ha smentito in maniera anche abbastanza seccata questa considerazione sul problema mentale. Quindi c'è da informarsi, c'è da ragionare tanto. Forse sono state fatte Yamaha scelte troppo premature. Infine, voglio fare anche sulla stessa riga appunto di questo ragionamento un discorso anche su Bagnaia, perché Bagnaia, ecco, ha asfaltato Miller nella gara appunto di Misano con la Ducati, con la sua Ducati Pramac. Tutti però nel mondo Ducati spingevano per Miller, anche a discapito di Dovizioso, quindi tutti spingevano Miller ovviamente per ragioni di classifica. Però Bagnaia, senza il suo terribile infortunio durante le prove libere di un paio di gare fa, certo, Bagnaia poteva essere lì a lottarsela per il mondiale anche lui. Bagnaia, io ho detto un paio di video passati che poteva essere lui il pilota più forte nella Ducati Pramac, anche se la classifica diceva ben altro. Certo, a Misano veramente Bagnaia ha asfaltato Miller, perché mentre Miller nella parte finale della gara ha completamente perso tutto il suo grip ed è finito nono, Bagnaia è andato sul podio. Bagnaia è andato sul podio e soprattutto è andato sul podio dopo aver recuperato, dopo essere appunto tornato in pista dopo il suo terribile infortunio. Quindi veramente c'è da lavorare, c'è da lavorare, c'è anche da non fare nessuna prematura considerazione, perché tutti spingevano per Miller, ma quello che ha brillato e quello che sta brillando forse di più è Bagnaia. Riporto anche le parole di oggi. Oggi sono tornati in pista sempre qui a Misano per i test e il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti, ha appunto confermato una sorta di
Spoiler, ha confermato comunque Pecco Bagnaia in Ducati per l'anno prossimo, perché lui ha detto Pecco domenica ha fatto un passo quasi decisivo verso la Ducati, quindi parole molto forti. E questo mi fa anche sorgere una domanda, certo, c'era una lotta interna fra Bagnaia e Miller anche stesso sul circuito di Misano per la loro riconquista, per la loro conquista della Ducati ufficiale? Beh, sembrerebbe di sì se uno va ad analizzare appunto queste parole, perché Bagnaia ha battuto Miller e quindi Bagnaia, secondo anche il direttore sportivo, sembrerebbe aver fatto lui questo passo decisivo verso la Ducati. Lotte interne, appunto, io vado a fare queste considerazioni perché sento molto spesso i media elogiare alcuni piloti quando invece poi, magari con delle analisi particolari e con dovute riflessioni, magari sono anche altri piloti da elogiare ugualmente. Rossi in questo momento è superiore a Maverick Viñales, eppure la Yamaha ha confermato Viñales per l'anno prossimo e non il dottore. Bagnaia in questo momento è superiore a Miller, anche se la classifica dice Miller, perché comunque Bagnaia ha dovuto comunque avere a che fare con questo infortunio. Morbidelli in questo momento è superiore a Quartararo, anche se per ragioni di classifica Quartararo è ovviamente davanti, ma non che Quartararo sia debole, ossia un pilota sopravvalutato, Quartararo è fortissimo. Però forse, probabilmente, Morbidelli è ugualmente forte. Eppure nessuno dei media e dei giornali ne sentono tanto parlare appunto di Franco Morbidelli, se non dopo questa vittoria. Ultima considerazione, ed è un po' una curiosità, questo Gran Premio di Misano ha fatto brillare in maniera clamorosa l'Academy di Valentino Rossi. Noi abbiamo sentito anche le parole di Valentino Rossi al termine della gara, appunto nella sua conferenza stampa lunghissima ai microfoni di Sky, dove veramente era molto rilassato, divertito, quindi veramente molto contento anche della sua gara. Valentino Rossi ha parlato, Valentino Rossi, anche dell'Academy, dicendo in maniera ironica: beh, dopo questa settimana io chiuderò l'Academy perché ci siamo spinti troppo in là. Beh, se uno va a vedere appunto il Gran Premio di Misano, sicuramente l'Accademia di Valentino Rossi ha brillato perché in Moto2 c'è stata una lotta clamorosa d'altri tempi tra Luca Marini e Bezzecchi. Quindi veramente una lotta clamorosa, due piloti dell'Accademia di Valentino Rossi. In MotoGP vince Morbidelli con Bagnaia secondo, due piloti entrambi usciti dall'Accademia di Valentino Rossi. Quindi veramente Valentino Rossi ha fatto brillare in maniera clamorosa la sua Academy, quindi c'è veramente da fare i complimenti all'Academy in toto di Valentino Rossi perché veramente hanno fatto un lavoro splendido. Ragazzi, spero di aver detto tutto in questo video. Noi ci sentiamo con i prossimi video in futuro. Io vi saluto, vi invito a commentare se volete appunto esprimere la vostra opinione nei commenti, di mettere like se questo video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale. Appunto, per non perdervi nessun aggiornamento sui video futuri, ragazzi, il bello dell'Italia che avanza, perché è veramente il bello dell'Italia che avanza. Ragazzi, ciao a tutti da Domenica Versa. Ciao.